Buongiorno a tutti, siamo sull'Andrea Trani, abbiamo appena finito una serie di reportage televisivi con gli organi di informazione, abbiamo evidenziato quello che purtroppo vediamo di fronte a noi, l'assenza totale su questa strada, su questo tratto di strada, che è quello purtroppo teatro del gravissimo incidente stradale di domenica, l'assenza della segnaletica orizzontale, vedete, quella verticale lascia davvero a desiderare laddove presente, però sta di fatto che al di là della dinamica dell'incidente potete notare che l'assenza è totale rispetto a quei presidi di sicurezza che comunque servono a evitare che gli incidenti possano accadere o comunque a fare in modo che ci sia maggiore attenzione. Questo è il tratto stradale dell'incidente che purtroppo ha fatto registrare le due vittime della nostra città, le due giovani vittime con molti feriti in condizioni anche gravi. Stamattina abbiamo fatto degli interventi come associazione Io Ci Sono sugli organi di informazione, siamo ancora qui sul luogo dell'incidente e credo che la mancata messa in sicurezza di tutta l'Andrea Trani, perché questo tratto di strada che è quello stesso dell'incidente drammatico delle 8 vittime di 33 anni fa, è lo stesso delle vittime dell'altro giorno, dell'incidente dell'altro giorno, un tratto di strada che non è stato messo in sicurezza, mentre il resto dalla rotatoria in poi sapete che è stato oggetto di riqualificazione con una spesa pubblica di oltre 23 milioni di euro. Abbiamo ascoltato anche le parole della sindaca di Andria, chiede silenzio. Bene, noi il silenzio lo chiediamo invece ai politici, a tutti coloro che non sono intervenuti nonostante i nostri ripetuti allarmi. Noi abbiamo, nel 2017 è stato tagliato il nastro di questa strada, nel 2019, già due anni dopo, abbiamo denunciato alcuni elementi di preoccupazione, soprattutto a proposito delle rotatorie. Ebbene, da allora nulla è accaduto. Qualche mese fa, proprio su quelle rotatorie, decine di incidenti, addirittura la morte di una cittadina tranese e solo dopo ciò l'intervento della provincia che ha stanziato i 50.000 euro per la messa in sicurezza, l'illuminazione delle rotatorie. Quindi l'intervento tardivo dopo che è accaduto e sono accaduti questi gravi incidenti. Quindi colgo io l'occasione e l'appello della sindaca Bruno, l'appello al silenzio. Sì, proprio quei politici, proprio quelle istituzioni che si sono altamente disinteressate di quello che stava accadendo su questa strada, sono proprio loro che devono fare silenzio. La comunità invece deve tenere alta l'attenzione su quello che è accaduto, perché vedete, sta piovendo in questo momento, la strada, e lo vedete anche in prospettiva, l'asfalto diventa estremamente viscido, vedete anche le buche stradali di fronte a noi, guardate, che evidentemente sono con causa di quegli incidenti. Vedete quanti mezzi pesanti attraversano questa arteria stradale, questa strada provinciale, guardate, quindi la visibilità in questo punto è assolutamente scarsa, così come assente la segnaletica orizzontale. Qui avrebbero dovuto essere perlomeno indicate sull'asfalto la doppia linea continua, il divieto di sorpasso, invece vedete niente, niente di niente, non esiste una minima segnaletica stradale. Il procuratore Nitti ha fatto bene, ha fatto molto bene ad aprire un'inchiesta anche sulla segnaletica stradale di questa strada per verificare se ci siano omissioni, se ci siano carenze, se ci siano
elementi che anche dal punto di vista giudiziario possano portare a qualche azione conseguenziale. Quindi io a questo punto qui sull'Andrea Trani invierò questo servizio video direttamente al procuratore Renato Nitti della Procura di Trani, perché soprattutto vada a ricercare le responsabilità della mancata messa in sicurezza di questa strada. Se è vero, come dicono, che siano finiti i fondi pubblici per l'allargamento di questo tratto, però quello appartiene a un'altra storia. Qualcuno ci deve dire perché di fronte a questo tratto di strada così pericoloso, con una visibilità così scarsa, con un asfalto tenuto in queste condizioni, come mai non esista la segnaletica orizzontale e quella verticale, come mai sia assolutamente carente. Quindi nessun silenzio, anzi bisogna parlare. I silenzi li lasciamo a coloro che avevano il dovere di intervenire, coloro che per intervenire non avrebbero dovuto aspettare gli incidenti sulle rotatorie, coloro che hanno perso tempo e purtroppo coloro che con quella perdita di tempo evidentemente potrebbero in qualche modo essere corresponsabili del dramma che ha colpito al cuore la comunità andriese, di quel dramma che ancora una volta porta via dalla nostra città vittime di incidenti stradali che in tutti questi anni sono stati registrati proprio su questo tratto di strada. Quindi questo è il servizio che stamattina abbiamo registrato. Poco fa ho registrato anche dei servizi con Antenna Sud, con le radio nazionali e anche con poco fa con Amica 9. Quindi oggi continueremo in questa nostra azione civica assolutamente indispensabile, perché non si possa né tacere né dimenticare. E soprattutto, se è vero che il procuratore Nitti stia avviando un'inchiesta anche sulla segnaletica stradale, allora noi chiediamo con questo video, e lo chiedo io ufficialmente al dottor Renato Nitti, di chiudere immediatamente l'Andrea Trani, mettendola in sicurezza e soprattutto attuando e attivando tutti quei presidi di sicurezza di cui evidentemente questa strada è carente. Questa è la strada di fronte a voi, di fronte a noi. Le condizioni dell'asfalto le vedete tutti. Ecco, guardate, guardate, arrivano ripetutamente decine di veicoli. Condizioni dell'asfalto disastrose, assenza assoluta di segnaletica orizzontale. Qui mancano le doppie linee continue con il divieto di sorpasso, prima di tutto, e poi evidentemente vedete la visuale proprio al di là o al di qua del ponte dell'autostrada, proprio nel tratto interessato dal drammatico incidente, evidentemente l'assenza di quei minimi presidi di sicurezza la si vede tutta. Quindi si vede, si tocca, si sente la tensione, si sente il dramma che la città sta vivendo, ed è un dramma che colpisce tutta la comunità. Quindi nessuno si sente escluso. Rigettiamo l'invito al silenzio, anzi lo giriamo a coloro che avrebbero dovuto parlare, avrebbero dovuto intervenire, avrebbero dovuto fare e non hanno fatto, e non sono intervenuti e non hanno agito. Quelli devono stare rigorosamente in silenzio, non certo la comunità. Dall'Andrea Trani è tutto, il filmato sta per partire verso la Procura di Trani. Buona giornata a tutti.